Buonasera, buonasera a tutti. Orario diverso, location diversa, registi diversi. Oggi per la vigilia è tutto diverso. Ma perché stasera vi immaginavamo tutti a cena insieme. E quindi ho detto, facciamo alle 3, così facciamo il cocktail champagne che potete fare in tempo a preparare. Potete fare in tempo a prepararlo, non è propriamente italiano. E così stasera berrete come noi il cocktail champagne. Vedete, siamo dei suocerini. Ah sì, dei suocerini. Il suocero ha detto subito, non cantare. La suocera, hanno scritto manuali. La suocera, la suocera. E ci sarà sempre il motivo. Però sono felice di insegnarvi questo cocktail, perché questo cocktail lo faceva il papà della mia suocerina, che era proprio uno che amava la vita, amava aver sempre gente, fare festa, quindi è proprio un cocktail di felicità. E quindi ve lo insegno, non perché piange, è molto no? Bello, mi commuove un pochino. Vai Lisa, ce la puoi fare. Ma c'è qualcuno? Tantissimi, sì. Lisa, dai, siamo, dai, ci siamo. Sì. Ah, bravi. Bravi. Allora, è molto semplice. Prendete un arancio, mia suocera ha detto, di che è biologico. Se secondo voi un arancio così biologico non esiste, perché come minimo c'ha un verme quando è biologico. Questo è un arancio buono. Anche sulla nuora scrivo dei manuali. Lo dico. Più sulle suocere, vi risultano i manuali sulle nuore? No, più sulle suocere. Benissimo, c'è sto cerino dietro che intanto raccoglie la legna. E, l'ho lavata, va fatta la fetta, le fette. Togliamo il culetto. Intanto ci salutano da Londra. Da Londra! Da Londra! Ah, Esterini Family! Oh! Beh, ma loro non sono proprio londinesi. Fantastici! Grandi però che sono a Londra in vacanza e mi seguono, grandi Esterini Family! Lo sapete figli perché si chiamano Esterini Family? No! Perché di cognome fanno Pasqualini! No! Si sono dati un tono fantastico. Lo stile non va a pile. Ma non sono fighi, vero? Lo stile non va a pile. Elisa, un giorno sarai suocera anche tu, ci dice questa genia Daniela Menino. Grande. Cercherò di imparare dagli errori. No, ma io le voglio bene dell'anima, sappiate. Ciao Chicca, da Paola Sangalli. Ciao Paoletta. Vedi, è una carrambata oggi, una carrambata. Ma su Twitch c'è qualcuno, Mati? Mati, povera, ti nel coso Twitch. Ma non ti vuole nessuno. Prendete una boccia, tipo quella del pesce. Tutti hanno avuto un pesce rosso nella vita, perché alle fiere col boccia si compra il pesce rosso, che regolarmente muore e rimane la boccia. La lavate bene, disinfettandola magari, e la fate diventare la boccia per il cocktail champagne, molto chic tra l'altro. Mettete le fette d'arancio sul fondo, ovviamente mettendo il liquido, poi sale. Ah, volevo dire, l'altra volta per la maionese ho parlato delle uova pastorizzate, vi ho mandato in crisi nera, la gente mi ha scritto cosa vuol dire, dove le trovo, le uova pastorizzate sono quei supermercati col timbro della data, quello vuol dire pastorizzate, non è una roba difficile, però ho capito che tocca spiegare tutto. Mettiamo le fette d'arancio in fondo così, molto bene, e non è difficile fare il cocktail champagne, eh? Potete farlo tutti. Poi, scuse. Cos'è? Zero scuse, esatto. Poi mettiamo lo zucchero. Il Grand Marnier, lo zucchero, dalla regia mi dicono lo zucchero. Prima mi ha detto il Grand Marnier, perché i manuali prima mettiamo il Grand Marnier, cosa sono, e poi lo zucchero, adesso il contrario. Manuali, enciclopedie sulle suocere, enciclopedie. Zucchero, quanto zucchero? Ah, ai! Volevi non mettercelo oggi? No, 2/3. Sugar. 2/3. Spoon for foreign people. Ma posso dire una cosa riguardo alle uova pastorizzate che fa molto ridere? Dillo. Che l'altro giorno la Matilde mi ha detto, ma sono pastorizzate, devi lavarle bene perché sennò tengono le malattie. Quindi mi raccomando, lavatele. Sbagliato, le pastorizzate non serve lavarle, quelle delle galline vanno lavate. Quelle non pastorizzate serve lavarle? Quelle non pastorizzate vanno lavate. Non sento intanto perché lei no. Allora, zucchero, riempite...
Perché lo zucchero aumenta il tasso alcolico. Con noi stasera ci ubriachiamo come... Ah, abbiamo già deciso, stasera ci ubriachiamo. Sì, va bene, non è che... Naturalmente sta, Filippo sta. È stato in prima a dire sai che ci sta a ubriacarsi, diciottenne. Cioè, quello Purino, che tiene... Disperato. Stefano, evoluzione del ritratto, ci scrive... Il prossimo regalo sarà per te, sei troppo forte, presto farò il tuo ritratto. Che carino. Grazie Stefano! Ti devo mandare una foto? O scegli te? Facciamoglielo fare a memoria. Magari viene meglio. Che carino, non sapevo che non valeva la pena. Grand Marnier! Che per scrivere Grand Marnier ci ho messo mezz'ora, sapeva come si scrive. Dopo la suocera. Grand Marnier! Ma vogliamo spiegare cos'è il Grand Marnier? Ma spiegalo tu! Tuttologo! Sappiamo che il Grand Marnier è a base di? È un cognac. Arancia! È un liquore all'arancia, per quello che si abbina. È un cognac profumato all'arancia. Capito, dice quante cose si. Ma quante ne sanno? Le prossime dirette le faranno loro, sa tutto. Cioè, stiamo spodestando veramente in un batter d'occhio. Ragazzi, allora, dipende da quanto volete ubriacarvi. Se vi volete ubriacare molto, mettete molto Grand Marnier che è un cognac al sentore d'arancio. Altrimenti ne mettete mezzo bicchiere. Noi vogliamo ubriacarci, ma fino a una certa. E quindi ne mettiamo... Così, ok? E lo mettiamo sopra le arance. Il problema, sapete qual è? Che è già bene che è finita la ricetta. Perché ovviamente il segreto qual è? Che adesso loro riposano e succhiano l'alcol con lo zucchero. Dopo, prima di andare di servirlo, cosa dovete fare? Ascoltatemi bene. Mettete lo champagne. Noi abbiamo puntato su un bel Valdo Blanc de Blanche. Blanc de Blanche. Lo apriamo, lo versiamo dentro. Naturalmente le arance verranno in superficie, non agitatevi, se non possono rimanere sotto, solo dovete incollarle, non è un problema. E poi dovete... Ha detto, la socia ha detto, dovete sporcare... Com'è che hai detto? Sporcare... Lei così fa. Sporcare con due cucchiai di Puntemes. Puntemes è un liquore vecchissimo milanese. A base di? Oh madonna stasera. È un vermouth. Questo a Pesaro si trova in pochissimi posti. Nei negozi normali, nei supermercati non lo trovate. Bagnadino. Lo trovate solo... Bagnadino. No, ma che bagnadino! Ma andate a comprarlo dai vostri figli. Dovete finorenti. Andare in enoteca. In enoteca lo trova da Bibi, per capirci. Lui ce l'ha. Perché è un liquore tipicamente milanese, vecchio come me. Va bene? O più vecchio ancora. Allora, allora qua ci dicono... Versa, versa, che fino a una certa. No, no. Ci dicono Vito Coccarelli, quindi dai. No, no, noi abbiamo messo. Quindi stasera mettete le due bottiglie di champagne o di... Prosecco per i poretti e poi ci mettete lo sporcate con due cucchiai di Puntemes, girate, mettete tanto ghiaccio perché questo va servito gelato, ghiacciato, suggerisco sempre manuali e brindate ragazzi. Dice Vittoria Vivi Maruccini, la Vivi. Però vedi, la socia ti insegna un sacco di cose, apprezziamo. Vai, applauso, applauso. Ah, ma certo, assolutamente. Aspetta, lei Emma cosa dice, la tua omonima? La mia omonima dice, oddio, aspetta. È una regia un po' sfigata. No, eh? Mi sono persa l'inizio, faccio arrabbiata. Potrei fare un riassuntino, un attimo. Veloce. 30 secondi, tu che hai riassunto. Ma ragazzi, le Emme sono sempre un po' ritardate, scherzo ovviamente, vabbè. Si chiama Emma adesso. Appunto. Questa battuta. Prendete una boccia, quella dei pesci, lavate disinfettata. Ci mettete l'arancio lavato a fette. Poi sopra ci mettete lo zucchero. Quanto zucchero? Ai! E poi ci mettete mezzo bicchiere o un bicchiere di Grand Marnier, dipende quanto lo volete, ignorante. E le lasciate macerare, si dice. Dopo, stasera, prima di servirlo, aggiungete lo champagne o il prosecco, che va benissimo, e lo sporcate con due cucchiai di Puntemes. Assaggiare sempre per sentire se vi piace il bilanciamento. Buona bestia, perché Puntemes è un po' amaro, per cui gli dà quel tocco di dry che non è male.
no, di bitter più che di dry, e lo assaggiate e mettete molto ghiaccio, perché questo va servito ghiacciato, e brindate, e brindate. Quindi tutto qua. Ragazzi, è stata una ricetta veloce, perché mi immagino trucco, parrucco, gli ultimi regali, cucinare per stasera, per cui non aveva senso tenervi molto, con molto dispiacere, perché io star con voi mi piace un bel po'. Su Twitch è arrivato qualcuno? Nessuno. Con scadente. Con nessuno scadente. Con nessuno scadente, fantastico. Quindi Twitch niente. In Instagram c'è qualcuno? Sì, sì, siamo un po'. Siamo un po'. Siamo. E invece su Facebook? Madonna, che esplode tutto. E quanto sono? Fa come mio padre. No, non te lo dico, però sono molti. Ah, che bello. Io ero rapidita, perché ho detto alle tre non c'era nessuno. Tutte 800 stelle ricevute, cosa vuol dire? 800 stelle? Non lo so. È la nuova diavoleria di Pelatone. Ha inserito le stelle. Non le aveva attivate, però sono attivate da sole. Vabbè. Ah, così. Comunque, Lemma Bozzi ci tiene a dirci che era al telefono. Ovviamente non ha tardato appositamente, ma qualcuno l'ha tenuto al telefono e quindi ha tardato. Arca miseria, Bozzi. Poi mi puoi rivedere dopo. Però tranquilla. Ragazzi, buon Natale. State bene assolutamente. E ci vediamo martedì come al solito, e così ci raccontiamo come andate le nostre feste, e cercate di stare bene. Se avete voglia di fare quella chiamata che vi dà fastidio, che è un po' che ci pensate, che oggi è il momento buono, con la scusa di fare gli auguri di buon Natale, fate quella chiamata. A Natale puoi. Esatto, a Natale si può tutto. E grazie come sempre. Oggi alle 3, non so quanti siete, però mia figlia gli luccicano gli occhi, sono andate più a uno stelle, quindi immagino che qualcuno ci sarà. Dazzate, noi siamo qui dazzate, faccio gli auguri speciali al mio babbo e alla mia mamma. Io senza piangere la prossima volta. Ciao a tutti! Buon Natale, buone feste! Ciao raga, vi voglio bene! Ciao ciao! Ciao.